Il Luna Park è caos, ma d'inverno si trasforma in una sorta di paese delle meraviglie. Una palla di vetro che custodisce un mondo senza tempo, un luogo magnetico, affascinante, che ti attira e ti invita ad entrare. Al Luna Park respiri l'aria dolce di zucchero filato e l'odore della nebbia di Borotalco crea l'atmosfera e il mistero tra una giostra e l'altra. Per fotografare in questo luogo ho scelto di utilizzare la mia GFX 100S. Una macchina large format potrebbe sembrare la scelta non ideale per un contesto di fotografia notturna, ma in realtà, grazie alla nuova ottica GF 55 mm f1.7, questo diventa il binomio perfetto. Oggi, mentre guardo all'interno del mirino della mia macchina fotografica, mi perdo e mi lascio trasportare come quando da bambino guardavo queste giostre, con il desiderio di salirci sopra. La focale 55 mm con il sensore large format equivale ad una lunghezza focale di 44 mm su di un sensore da 35. In poche parole, la classica lunghezza focale corrispondente al nostro campo visivo. Utilizzando una medio formato, godiamo del vantaggio di una maggior profondità e di più informazioni sul lato verticale delle nostre immagini. L'apertura f1.7 ci consente di fotografare a mano libera, senza l'ausilio di un cavalletto. Questo diaframma, così aperto, permette di ottenere un effetto bokeh adatto a queste situazioni di scarsa luminosità, con una resa estetica senza precedenti. Queste scene, illuminate solo da neon lampeggianti, risultano incredibilmente valorizzate da questa lente, che ne restituisce un'elevatissima risoluzione, ma la cosa che più mi stupisce è l'assenza di rumore anche ad alte ISO. La lente, nelle sue dimensioni, risulta bilanciata, in abbinamento alla GFX 100S, offrendo un adeguato comfort in fase di scatto ed una non scontata versatilità in qualsiasi condizione atmosferica.